Carissimi amici, buona Pasqua. Gesù risorto si è risorto in noi. Dopo le prime tre domeniche di Pasqua in cui abbiamo incontrato Gesù apparire a diverse persone, come Maria di Magdala, a Tommaso Dubbioso e ai discepoli di Emmaus, questa domenica conosciamo e incontriamo Gesù Buon Pastore. Oggi, come ogni anno, leggiamo il capitolo 10 del Vangelo di Giovanni. Il brano del Vangelo per questa domenica è dal versetto 1 al versetto 10. Carissimi, nella nostra vita cerchiamo sempre persone importanti e care per imparare da loro, seguirle ed imitarle in tante cose. Tutti noi abbiamo dei punti di riferimento nella vita. Abbiamo dei parenti o insegnanti, politici, cantanti, attori e anche sacerdoti che seguiamo con curiosità. Poi abbiamo gli amici che ci stanno vicino e con la loro presenza e vicinanza ci aiutano con gesti generosi, con la loro conoscenza ed esperienza della vita. Amici, come credenti risorti, come gente di Pasqua, ci tocca aggiungere Gesù a questo elenco di persone per non perdere la sua sapienza vera, il suo amore misericordioso che non finisce mai e la sua guida divina che non ci farà mai sbagliare. Nel primo passo riconosciamo Gesù come porta della nostra vita. La parola porta può indicare tante cose. Amici, comprendiamo il vero senso della parola che il Vangelo vuole donarci. Ai tempi di Gesù, il pastore si metteva alla porta per far uscire ed entrare gli animali dal recinto. La parola porta ci fa subito pensare alla porta della nostra casa, della nostra stanza, che ci protegge dal freddo, dal vento, dai ladri e ci tiene al sicuro. Protegge noi e i nostri cari. Gesù, attraverso questo linguaggio parabolico, ci offre la sua vita. Lui ci protegge, ci guida e ci fa entrare e uscire con vera libertà e gioia. È Lui che si espone al vento e alla pioggia, al freddo e al caldo. È Lui che affronta i ladri e le cose brutte per custodirci nel suo amore. Amici, aggiungiamo Gesù alla nostra ricchezza. Facciamolo diventare la porta della nostra vita per sempre. Nel secondo passo non ci stanchiamo mai di conoscere Gesù. Nel brano del Buon Pastore Gesù ci offre la vita per guidarci e per custodirci sempre. Il segno reciproco di questo suo dono consiste nella conoscenza intima con Gesù, nel riconoscere e ascoltare la sua voce. Noi conosciamo tantissime persone, ne riconosciamo tante, anche per voce, ascoltiamo tanti nostri amici e seguiamo alcune persone per diversi motivi, ma siamo sicuri che tutte queste persone ci sanno guidare e proteggere? Amici, con Gesù non c'è nessun rischio. Lui ci ama sempre. Lui ci conosce. Lui conosce anche la nostra voce. Lui ci vuole guidare e proteggere sempre. Lui è il nostro vero pastore. Puntiamo su di Lui. Non ci dimentichiamo del suo perdono, della sua misericordia e della sua grazia. Conosciamo Gesù profondamente ed intimamente e nessuno ci potrà fare del male perché Gesù ci custodirà da ogni male. Nel terzo passo riceviamo il dono della vita in abbondanza. Amici, umanamente noi possiamo sempre domandarci: perché devo seguire Gesù? Perché devo averlo come guida della mia vita? Che vantaggio c'è nel conoscere Gesù? Queste domande ci portano a riconoscere le motivazioni del nostro cammino con Gesù risorto. Lui, che ha vinto la morte, ci promette la vita eterna, ci promette che la vita non finirà mai. Lui non ci forza, non ci condiziona e non ci obbliga a seguirlo. Lui liberamente ci dona la vita in abbondanza. Ricordiamoci l'ultimo versetto del Vangelo di oggi, Vangelo di Giovanni, capitolo 10, versetto 10. Sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Carissimi, Gesù è venuto tra noi perché abbiamo la vita, la vera vita in abbondanza che non finirà mai. Amici, Gesù è il mio pastore, non manco di nulla.
su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce, mi rinfranca, mi guida per il giusto cammino, per amore del suo nome. Buona domenica a tutti.